retrieve the, what we saw during the first webinar about the Karambit. Andremo a rivedere un po' il lavoro che abbiamo visto nel primo webinar. Okay, so we will see basically a summary of the things that we saw during the last webinar about the Karambit. Andremo ad approfondirlo. And we will focus on some of the aspects that we saw last time. E continueremo a sviluppare il lavoro del come allenare e il lavoro del Karambit. And we will see how to develop the work with the Karambit, also in order for you to be able to train with the Karambit. Allora, per iniziare riprendiamo in grandi linee il lavoro visto nel webinar precedente. So we will start retrieving the basics of what we saw during the first webinar. E quindi nel webinar precedente abbiamo cominciato a vedere i movimenti di taglio col Karambit sulla base della figura dell'asterisco. So last time we saw the cutting movements with the Karambit based on the asterisk figure. E lo riprendiamo e lo andiamo a vedere con le impugnature, con impugnature diverse rispetto a quella che avevamo visto l'altra volta. Okay, so we retrieve the same work, so using as a reference the asterisk, but with a different way to in which we will hold the Karambit. Nella volta precedente abbiamo lavorato maggiormente con l'impugnatura classica del Karambit, quindi con il dito all'interno del Karambit. So in the first webinar we saw, let's say, the classic way in which to hold the Karambit. Okay. So with the index finger in the ring. La stessa arma la posso impugnare con il dito fuori dall'anello del Karambit. So the same weapon I can hold it with the finger outside the ring of the Karambit. Ho impugnato al contrario. Or holding it in the reverse way, like this. Ok. Le linee di taglio non cambiano in base all'impugnatura. So the cutting lines that we saw last time did not change if we change the way in which we hold the Karambit. Cambia che se lo impugno al contrario, quindi con l'arma che esce sopra. So if we hold it like this, so in the reverse way with respect to the classic way. Oltre al lavoro di taglio e di punta, posso lavorare bene con gli agganci. Agganciando l'avversario. In this way, other than to cut the opponent, I can use the Karambit in a better way also to pull the opponent. Okay. Quindi con questa impugnatura noi adesso andremo a cominciare a fare le linee di taglio. Okay, so we will start with the cutting lines that we saw last time. Non le riprendiamo una per una. So we will not retrieve it one to one. Ma cominceremo a prenderne un po' giusto per poterci scaldare e riprendere il discorso. Okay, but we will perform just a few of them just to train a little bit and to start back to use the Karambit. Okay. Quindi l'impugno con l'arma che esce verso fuori. Ok, so I will use the Karambit with the blade towards my opponent. E vado a cominciare a lavorare tagliando dalla mia spalla destra verso l'anca sinistra. And I will start cutting, let's say, during with the line going from, let's say, my right shoulder to the left knee. Andando avanti e tornando indietro. So going up and down. Okay. Movimento continuo. So the movement has to be continuous. Cercando di far lavorare tutto il corpo.
So trying to make all the body works. Adesso faccio il movimento dall'altra parte, dalla mia spalla sinistra verso l'anca destra. Okay, now we will do the same thing, but starting from the left shoulder to the right knee. E vado sempre in maniera fluida, andata e ritorno. And always, let's say, going forward and going back. Quello, se riesco, la mano opposta va, praticamente, se l'arma va giù, la mano è su. Okay, if you manage, look at the left hand, that if the weapon is at the bottom, the hand is up. Quando l'arma va su, when the weapon goes up, the hand goes down. In maniera tale che ho sempre o la mano o l'arma che mi protegge la parte del viso. Okay, so in this way I always have either my carabine, my weapon, or my hand in front of my face to protect from the hits of my opponent. Okay, cambio, riprendo la linea di prima. Okay, we're going back to the first cutting line. In orizzontale andata e ritorno. Okay, the horizontal cutting line. In questo caso, se il mio taglio è sotto verso lo stomaco, la mano è alta. Okay, in this with the cutting line which is horizontal, my left hand is always up. Viceversa, se è alta, la mano è più bassa per controllare la zona sotto. If on the contrary, my horizontal cutting line is up, the hand is down. Always to protect myself from hits from the bottom. Un po' sotto, okay. Alterno un po'. Ok, I alternate the horizontal cutting line up and down. Ok, adesso vediamo come passa, logicamente il passaggio da un'impugnatura all'altra non la faccio durante il combattimento. Ok, the change from the ways in which I can hold the carabine. Ok, I won't perform them during a fight. Quindi può capitare che nell'estrazione dell'arma ce l'ho verso l'alto e combatterò così. So, it may happen that once I hold the weapon, I hold it like this. Se è verso il basso, combatterò con l'arma verso l'uscita verso il basso. Ok, or like this, if let's say the first time that I use the weapon, I hold it like this. Solo adesso per allenamento. Ok, only now, diciamo, for training purposes. Cambieremo le impugnature. Ok, we will change the way in which to hold the weapon. Per aumentare la manualità con l'arma. Ok, this is to improve, let's say, the ability to use the weapon with the hands. Ma non si fa nel combattimento. Ok, but this is not to be done during a fight. Ok, quindi, allora, quando, se noi abbiamo l'impugnatura classica. Ok, with the classic holding way to hold the carabine. Vado a levare il dito da dentro. Ok, put off the finger from the ring. E vado a fare il cambio facendo passare la punta in avanti, come se andassi a fare questo. Ok, and I change the way in which I hold the carabine in this way. E a ruotarla. And then I rotate the carabine. Ok, da qua. Ok, faccio il passaggio in avanti e ruoto. Ok, so I push my blade forward and then I rotate. Ok. Praticamente, immaginate questo. Ok, you can imagine to use it like this. Quando arriva su, ruoto. Nel far ruotare sono le due dita, il pollice, questo qui, che danno la rotazione. And when the blade is up, the fingers that make the carabine rotate are the thumb and the middle finger. Quindi
faccio passare e ruoto. So I push up the blade and when it's up I rotate the gambit. Per tornare come ero prima. So to come back to the classic way in which the karambit is held. Ruoto. So then I first I rotate. E faccio scendere verso il basso. Faccio il movimento al contrario. So I did the movement in the opposite way compared to the previous one. Ok, quindi uno, due, ok, tre, quattro, uno. Due, tre, tre, quattro, four. Ok. Adesso noi andiamo a lavorare con l'impugnatura senza il dito dentro. Ok, now we will work with the, let's say, with the karambit but without the finger in the ring. E andiamo a fare in orizzontale. And we will perform the horizontal cutting lines. Ok, fai uno. Due, facciamo andata e ritorno. Ok, back and forth. Faccio il cambio. Then I change the way in which I want to do it. Andata, ritorno. And cambio. Then again, horizontal line, back and forth. Uno, due, change. Uno, due, cambio. Uno, due, change. Cambio. Uno, one, due. Cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, da qua faccio passare su e ruoto, 1, 2, ruoto e faccio scendere l'arma, ok, 1, 2, 1, 2, faccio da più vicino, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Adesso, senza cambiare di continuo, andiamo a lavorare sull'asterisco in maniera libera. Okay, now I will work on the asterisk freely. E ogni tanto cambio. And sometimes I change the way in which I hold the karambit. Change. Change. No, tanto non ti sento. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Adesso. Ok. Andiamo. Partiamo con il dito dentro il l'anello. Ok, now we will start with the finger in the ring of the karambit. Quindi comincio a lavorare. And then I start in maniera libera sull'asterisco. And then I start working freely on the cutting lines of the poi asterisk. Nel movimento vado a far uscire il dito, estraggo il dito. Ok, then while I'm moving I cambio. Okay, I take off the finger from the ring and I change the way in which I hold the karambit. Da poi da questa posizione con l'arma verso l'alto. And faccio then, scendere e rinfilo il dito dentro. Ok, and then I do the opposite. So I change back the way in which I hold the karambit and I put my finger in the ring. Quindi passerò dall'impugnatura verso che l'arma esce da sotto con il dito che impugna, che è infilato dentro l'anello. Ok, so now I will change from the classic way in which the karambit is held all'altro con la lama che esce verso l'alto. To the other way in which the blade is e poi il ritorno. And then I come back to the classic way. Change. 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 Change.
change. Just can you just switch on your microphone, please? Adesso lavoro anche con le gambe, quindi posso avere la guardia destra con la gamba destra fuori, quindi. Now I'm just working on the car a bit, changing the way I hold it, but I also change, let's say, the steps that I use. Decido di fare il cambio, unisco il cambio con il cambio del passo. Okay, so basically now I will change, let's say, my guarding position. So from the right foot ahead to the left foot, and at the same time I will change the way in which I hold the carabit. Nel richiamo della gamba c'è il cambio della posizione dell'impugnatura. Okay, when I take back my right foot, then in that moment I change the way in which I use the carabit. Nell'uscita dalla gamba riprendo. And when I put my left foot ahead, I start back with the working on the cutting lines. Devo cercare questo movimento di richiamo e uscita, e lo mi serve come spazio di tempo, come riferimento per poter stare dentro, per poter fare il cambio. Quindi coordinare il movimento stando dentro uno spazio di tempo, quindi vuol dire che se il mio spazio è questo, come tempo, 1, 2, quando esco, boom, devo già aver cambiato. Ok, so basically I have to associate the movement with my legs together with the movement of my arms using the carabit. So basically there has not to be an empty space between my movements. I have to try to be very continuous and fluid in my movements. È come avere un metronomo che mi dà il tempo, lo spazio di movimento. In realtà è che i movimenti devono avere un tempo per poter essere di riferimento. So it's quite important to have, let's say, a rhythm in which I have to make all my movements in a way to be, let's say, continuous without any empty space in which my opponent can enter. Quindi muovo, richiamo, faccio il cambio dell'impugnatura in questo spazio. So when I change the way in which I hold the carabit, esco con la mano impugnatura tagliando. When I basically change my guarding position. So quando esce l'altro piede c'è già il movimento di taglio. So when I put forward my right foot, I'm already starting the movement to cut my opponent. And same when I go ahead with my left foot. Ok, quando ho questa impugnatura con la punta verso il basso. So when I have, let's say, when I hold the carabit like this with the blade that is at the bottom. Posso aggiungere il movimento di twirling. Ok, I can add the twirling movement with the weapon. Poi, mentre sto lavorando, cambio l'impugnatura. E riesco. And then I can train myself changing both, let's say, my guarding position and the way in which I hold the carabit, and adding also the twirly movement using the weapon. Abbiamo usato anche come riscaldamento. Ok, these exercises okay, we did them also to warm us a little bit. Ripeto, i
cambi di impugnatura non si eseguono, cioè non si eseguono. Ok, I stress again the fact that during a fight I'll never change the way in which I hold the carbine. Ma è importante sviluppare una buona manualità con l'arma per sentirla per parte del tuo corpo. Ok, but okay, you can do it just for training purposes because it's important that you reach a very good feeling with the weapon. Ok. Adesso andiamo a riportare questo lavoro di taglio su piani diversi, su altezze diverse. Okay, so we will now see the same, let's say, cutting lines that we saw, but on different levels. Okay. Il combattimento, lo studio delle arti marziali, il combattimento prevede quattro piani. Okay, in general you can fight on, let's say, four levels. Che sono a terra. So okay, now I'm let's say at pavement. Okay. Metà in ginocchio. Okay, this is the let's say the not the lowest level but the one above. In piedi. Okay, now I'm stand up, so it's è saltato. And with a jump, which is the fourth level. Okay. Questi sono quattro piani dove si sviluppa il combattimento. So these are the four level in which you can develop a fight. Questi quattro piani poi si dividono ancora in quattro livelli. Okay, these four basic levels can be divided in another four levels. Io devo studiare tutti i livelli. Okay, and I have to, let's say, study all the levels. E mischiare i livelli. And mix the levels. Quindi posso partire da in piedi e finire in ginocchio o a terra. Okay, I can start from the standing position and then I can, let's say, lower to my knees and then on the pavement. O partire da terra. Or I can start from, let's say, a sitting position. E andare a finire in piedi. And ending in the standing position. Perché quando inizia un'azione, quando inizia lo scontro, io non posso stabilire in che posizione sono. Mm-hmm. Quindi può essere in una di queste quattro. This is because when I start when a fight starts, I cannot know in advance in which position I will start the fight. E neanche durante il combattimento. In che altezza vado a finire, può essere che cado, può essere che scivolo. And also during the fight I cannot know in advance how the fight will develop. Quindi devo portare quello che io studio. So the things that you see in the standing position you have to repeat them also in the other levels. Su tutti i livelli. Quindi noi partiamo con la base dell'asterisco. Okay, we will start with the basics of the, let's say, asterisks. Okay, dove andiamo a lavorare sempre andate il torno da destra a sinistra, verso l'anca a sinistra. Mi serve solo creare dei movimenti per poi coordinarli. Okay, we will start from the cutting line from the right shoulder to the left knee, but we will use it just to, let's say, coordinate ourselves for moving from a level to the other one. Quindi inizierò 1, 2, e la facciamo 10 volte. Mm-hmm. Okay. We will do it together, starting from the standing position, for let's say 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ok. Vado giù in ginocchio. Ok. Con un ginocchio la stessa posizione, ok, che avevo sopra, la riporto sotto. So basically with the same position that I had in the standing
compare our standing questa posizione standing the same position of the equivale è la stessa posizione che ho assumo adesso dove il tallone guarda verso la mia gamba dietro con questa aperta. This is basically the same position of my legs as I had previously, but these are just in the lower level. E ripeto la stessa sequenza. And I repeat the same sequence. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Ok. Adesso vado a sedermi con la gamba piegata davanti e questa l'altra. Okay, so I sit now. I sit in this position. This is again a lower level compared to the previous one. Questa posizione è la stessa portata su piani diversi. Okay, this is basically the same position if you look at the feet. This is basically the same position that I had, the same position but brought in the different levels, from the one the level above to the lower level. Una. One. Due. Two upper level. Tre. Three upper level. Una. Due. Tre. E qua rifacciamo la stessa sequenza. And also now in this position we repeat the same sequence of the asterisk. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Ok. Ritorno su. Ok, I come back to the standing position. E eseguo la stessa sequenza, quindi sempre da spalla a spalla con la sinistra avanti. Ok, I do the same sequence, but this time I will have my left leg ahead. Allora, in questa posizione cerco di tenere la punta in avanti e tallone su tallone, è una posizione L. Ok, so if you see now I will try if you look at the position of my feet they make an L position. Okay, e ripeto 10 volte. And again I repeat uno. The same movement as the previous one. Due. Three. Tre. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Ok, vado giù con l'altra guardia. Ok, again in the lower level, always with the left leg ahead. Allora, possono stare o staccati, gluteo staccati dal tallone, quindi non seduti sul tallone. Ok, you can stand in this position or in this position. Ok, quindi stessa sequenza. Ok, same sequence. Uno. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Ok, giù. Ok, now I sit down. Stessa sequenza. Same sequence. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Ok. Torno su. Ok. Back to the standing position. Dove vado a fare sequenza a scendere, sempre come prima, e orizzontale. Ok. Now I will add a cutting line, so we'll start back again with the line from the right shoulder to the left knee, but then I will add an horizontal line from left to right. Adesso per una questione di tempo lavoriamo con questo tipo di guardia, cambiando i piani, ma deve essere fatto su tutti e due i lati. Ok, we will work now just on the with the left with the right leg ahead. But then when you train you have to repeat the same movement with the
with the opposite leg ahead. Ok. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Cambia I change the level. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Cambio di piano. Back to the lower level. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Sei. Six. Sette. Seven. Otto. Eight. Nove. Nine. Dieci. Ten. Il è molto. Adesso noi stiamo iniziando partendo dall'alto, andando verso il basso. Ok, now we are training starting from the standing position and going down. Nell'allenamento posso partire dal basso e andare verso l'alto. When I train I can start from the bottom going up. Io uso molto l'allenamento seduto e a terra. Ok, I train a lot in the sitting position. Che fa sbloccare meglio la parte alta del tronco e libera di più il movimento. Ok, because if you train in the sitting position, you learn to move the upper part of your body. Anche stando in questa posizione qua, in maniera tale che lavora molto il tronco e libera il movimento. And also if you train in this position, you learn how to move your torso. This is very useful for when then you train in the standing position. Okay. Partendo dal basso, facciamo una sequenza partendo da qua, sempre a salire, ripetendo sempre 10 volte la stessa sequenza. Ok, now we will do the same sequences that we saw. 5 volte. Ok, so we will do the same exercises that we did previously, starting from the standing position, but now we will start from the sitting position and we will go up and we will repeat the same sequences but not 10 times, just 5 times. Quando sono giù devo cercare di lavorare con la parte lombare del tronco per liberare il movimento. Ok, di fare torsione. Ruotare il corpo. Ok, when you train in the sitting position, you have to try as much as you can to move your torso and you to rotate your body. Quindi sul primo movimento vado a portare avanti la spalla destra e indietro la spalla sinistra fino a far ruotare il tronco. Ok, in the first movement I will start from the right shoulder and while I move I rotate the shoulder ahead and I push back my left shoulder. Nell'aprire faccio il movimento contrario. So when in the horizontal line I do the opposite movement, so my left shoulder goes ahead and my right shoulder goes back. 5 volte. So we will repeat it together 5 times. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Ok. Cambio. Apro. Ok. I change my position. Ok. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Five. Ok, adesso per cambiare la posizione, immagino come se mi tirano in diagonale verso l'alto. So now to change position from this level to the upper level, I have to imagine that someone pulls me towards the top. Quindi, da qua? From this position to the top and ahead. E vado a fare la stessa sequenza 5 volte. And then I do the same sequence 5 times. 1. 1.
cercando di mantenere la stessa meccanica del corpo. And I have to try to use the same mechanics of the body as I did while I was sitting. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Adesso spingo con l'anca verso il basso, verso il tallone. Okay, now I push with my hip to my talon and then I change the position and I stand up. Ok. Devo creare una forza, ok, che va giù e fa cambiare l'assetto del mio piede. Okay, I have to generate a strength that okay, pushes my feet to the back and I can stand up. E rifaccio lo stesso movimento partendo sempre dal tronco come lo facevo da giù. Okay, I do the same movement also, always starting the movement from my torso as I did while I was sitting. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Adesso andiamo a fare la stessa sequenza, ma il primo movimento vado a scendere anche col tronco. Cambio il mio livello e apro. Okay, now I will use the same cutting lines, but il primo movimento scendo. So secondo movimento lo faccio sul secondo piano. So I but while I'm doing this, so from the cutting line from the top from the right shoulder to my left knee, I will change the levels. So I will change from the standing position and I'll go. Uno. One. Due. Two. E torno su. And then I go back to the standing position. Uno. One. Due. Two. And stand up again. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. 5. 5. Ok, adesso faccio lo stesso movimento, ma parto da giù, il primo movimento, salto. Ok, I will do the same, always the same cutting line, but this time, instead of going down, I will do it going up. 1. 1. 2. 2. E giù. 1. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Questo per dare questi tipi di lavori rinforzano anche molto il corpo perché ho i cambi di piano. Okay, when I do this kind of exercises, I increase a lot the strength for the body because I continuously change the levels of the fight. E va a condizionare il mio corpo. So, and this will influence, of course, the strength of my body. Okay, vieni. Adesso vediamo com'è, cosa serve il cambio di piano. So now we will see. Posso lavorare lo stesso piano. Okay, I will see now with an opponent how to work in the same level. Quindi lui farà l'attacco e io vado a lavorare. Okay. Cambio attacco. Ok. O posso andare a fare un cambio di piano. Ok, or I can change the level of the fight. Quindi. Uno, due. Now I'm changing the levels because I'm starting in a sitting position and I finish my movement in a stand up position. Uno, due. Ok, quindi è importante poter cambiare in piedi. It is important to be able to change the levels. Uno, due. Quindi
Adesso rifacciamo, io faccio vedere l'applicazione, lo facciamo assieme. Ok, we do it together, simulating, let's say, an opponent and changing the levels. Ok, abbiamo visto. Uno, due. Come abbiamo lavorato in piedi, lavoro qua, lui all'inizio mi fa solo da figura. Mm-hmm. Ok. As we saw in the standing position, now say my opponent is just to help me to let me show you the lines and how to protect myself and to attack. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Lo dovrei fare solo le due guardie, quindi lo ripetiamo. Ok, now we do exactly the same, but I change the guarding position, so my left, with my left leg higher. Stessa sequenza. Same sequence. Uno. Two. Due. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Primo movimento, lo faccio da giù, quindi e il secondo movimento cambio piano. Ok, so now we see the same cutting line, but the first cut will be at the same level. Lui si fa solo come punto di riferimento per capire gli spazi e i angoli. The second movement I will do it changing the level, so going up, and let's say my opponent now is just I will use it just to see the spaces. Quindi uno. One. Cambio di piano. Two. Due. And I change the level. Uno. One. Due. Two. Tre. Three. Quattro. Four. Cinque. Five. Ok. Adesso inverto il movimento, lui rimane giù. Anzi, tu. Quindi farò il mio primo movimento a scendere. Ok, now I will do my first movement will be always at the same level, but the second one I will change the level. Quindi uno, one, I'm going down, and due, two. E su, facciamo assieme. Ok, we do it together. Uno, one. Già in questa posizione mi lascio cedere verso terra. Ok, and already in the first cut I'm moving to the pavement. So come I'm se l'arma rimane ferma, non la butto giù e scendo io. Ok, it's like the weapon does not move, but I move towards I move down. Quindi uno, one, due, due, and then stand up again. Uno. One, due, two, tre, three, quattro, four, cinque, five. Ok, quindi loro possono le sequenze che hanno creato. Ok, so basically the sequences that you create with using the asterisk as a basic for the movement that we saw in the first webinar. Le devono allenare in piedi. You have to train them in the standing position. In ginocchio. Standing in this position, in the lower level. Seguito. And in the sitting position. Le stesse. The same sequences that you prima allenano le posizioni singolarmente e poi mischiano i piani. Ok, first you have to train let's say the sequences in each level, and then once you do it you can then at the end mix the levels. Ok. Un cambio di piano in piedi. Un cambio di piano lo usi anche indietro. Ok, lui arriva più frontale. Okay.
col frontale io faccio un cambio di piano per andare su. Ok, you can, this is another example of how you can change during, let's say, a fight a level. Quindi io posso, lo scontro può iniziare che io sono giù e posso finalizzarlo su. Ok, a fight can start with my opponent that is the standing position and I am in the sitting position. And I end the fight in the standing position. So I start the fight in a position, but I finish the fight in another position. Okay. So attacco, faccio il cambio di piano. So if my when my opponent attacks me, I change the level. Quello che è importante è esattamente come faccio sopra. Esco e prendo uno spazio. Il mio uscire, io qua esco e cambio il piano. Quindi il combattimento può iniziare e finire nello stesso piano. Okay, so a fight can start and end at the same level. Posso iniziare su un livello e salire. I can start the fight in a position and end the fight in a different level. Verso l'alto. Going up. Or standing up. Verso il basso. Or toward the bottom. Okay. Quindi posso cambiare e scendere. So I can change and go down. Posso cambiare e salire. I can change and go up. Posso salire e scendere. I can go up and then go down. Qua salto. Now I go up. Scendo. And then I go down. And I end the fight at the bottom level. Quindi parto dal basso, salgo, stand up. E finalizzo a terra. And then I finalize the fight at the pavement. Quindi posso partire giù. Giù, so, salire e scendere. Posso scendere e salire. Ok, I can start the fight in the standing position, then I can go down and then finalize the fight again in the standing position. Quindi loro devono arrivare a poter mischiare i piani indifferentemente. So you have to be able to mix the levels indifferently. Devono lavorare da giù a su. Okay, you have to train from the bottom to the top. E da su a giù. And from the top to the bottom. Okay. Ci sono domande, se no passo poi okay. Un'altra. Do you have questions? Clarifications to ask, is everything clear? Ok, andiamo allora a cambiare, ad aggiungere su questo. Vuoi fare pausa? No, tanto l'ho fatto finire. Adesso andiamo a lavorare con la parte dei calci. Okay. Abbinato al lavoro del karambit. Okay, now we will add to what we saw with the karambit, we will add also the kicks. Okay. So the hits using the legs. Una delle cose principali nel combattimento per uno che combatte è essere coordinato.
Let's say one of the main let's say abilities that you have to develop in a fight is the coordination. Quindi posso essere coordinato sopra, quindi devo avere un lavoro delle due mani. So I have to be delle due armi. I have to reach a very good coordination with the hands and the arms, so with the top part of my body. E poi devo coordinare su quei movimenti i tipi di calci che legano. And I have to coordinate on these movements also the movement with the legs. In maniera tale che quando chiudo l'avversario, quando entro nell'avversario, non ci sono spazi vuoti tra un colpo e l'altro. Okay, so when basically I'm attacking my opponent, I do not have any empty space between my